raro caso in cui un artista completo mette a disposizione di altri grandissimi geni la propria esperienza e la propria creatività. Quasi un fenomeno di quella contaminazione globalizzante che tanto ha preso piede a cavallo tra la fine del Novecento e l'inizio del terzo millennio. Ho fatto tante cose nella mia vita, ma come George, come con Vittorio, lui usa calore per fare sabbia di essere vetro, e a casa io uso il colore di fare la cera di Appe liquido, perché dipingo nella moda più antica di vetro. Una convivenza mentale, artistica e umana, tra grandi creativi, dove ognuno di loro porta la propria esperienza, la propria tecnica, la propria poetica, e la rende disponibile agli altri, in un confronto in cui non si può che migliorare la validità e l'universalità del messaggio che l'arte deve trasmettere ad un pubblico eterogeneo. Tullis ha inventato macchinari, tecniche e soluzioni per un genere di arte che, quando è fatta con serietà e passione, si rivela interessante come non mai. Sto parlando della grafica, della stampa e dei multipli ad alto livello, che fino agli anni Ottanta hanno avuto un mercato e una valenza straordinari attraverso il lavoro di artisti famosi come Vedova, Rochko, Pomodoro, St. Francis e centinaia di altri. Mentre Garner perfezionava la resa dell'acquaforte, della serigrafia e di tutte le altre discipline attinenti a questo genere di espressione artistica, trovava il tempo per creare e dare vita alle sue folgorazioni pittoriche. Le chiamo così perché egli non progetta mai le sue opere, ma parte direttamente dal supporto definitivo e sembra non essere cosciente dei suoi interventi. Questa è la gioia di vivere. Parliamo per Vedova. Per Vedova, Emilio mi manca moltissimo, ma tu mi hai insegnato così tutto, perché ti piace neanche la materia. Più delle artisti americani della scuola newyorkese, Vedova, tu sei stato un genio. Oh, come tu mi insegnato molto, grazie, con tutto il mio cuore. Oh, questo è per Vedova. Oh, Dio buono, come mi amo Vedova. Ma non lasciamoci ingannare. Il geniale artista ha un progetto che coinvolge la sua interiorità. Un mix tra cuore e cervello, tra ricordi e temporalità, tra passato, presente e futuro, che gli dà un senso di equilibrio compositivo e tematico molto coerente e straordinariamente vivo e attuale. Che ha fatto la cura con solamente preghiere. Molto famosissimo, ha portato loro che sono morti come Gesù Cristo. E mi ha detto di andare in borghese tutta la mia vita, perché ero troppo sensibile di soffrire la vita senza di essere in borghese.
Mi ha detto tante cose che l'ho imparato da lei, che ha cambiato la mia vita quando ero molto piccola. Ma lei mi ha detto, tu sei un artista, Garner, e tu hai molto da dare al mondo. E quando a 40 anni ho avuto un infarto nel giardino a casa, la mia moglie mi ha lasciato per mia assistente nel laboratorio con un bambino da lui. E quando ero nell'ambulanza, io sono andato alla spiaggia di Lake Michigan con lei e i tuoi due sorelle, e l'hanno preso le mie spalle e l'hanno girato il mio corpo e l'hanno detto, devo tornare al mondo, tu hai molto più di farmi. E lei mi ha mandato dentro l'ambulanza con una puntura grandissima piena di lidocaine dentro il sternum, dentro il mio cuore, e mi ha svegliato 3 giorni dopo all'ospedale e mi ricordavo che il mio nonno mi ha detto, tu hai più di dare al mondo come un artista, Garner, basta con Cina. E io sono qui così. Ma questo era 32 anni fa. Quando ero piccolo, la mia mamma ha detto sempre l'ho disegnato così con la lingua. Ora quella stessa lingua la adopera per parlare in continuazione mentre crea, come a volerci rendere partecipi del suo mix interiore, che poi prende forma ed energia attraverso i colori, la gestualità e la parola. Molto più giovane, il mio babbo è morto 11 anni fa a Halloween, veniva questo mese. E lui è sempre sopra la mia spalla, come Dio, adesso come Chiara. La mia vita con la mia nonna. Il suo pennello è fatto di setole di vita vissuta, messe insieme in anni e anni di esperienze, non solo artistiche, ma di eventi drammatici, che invece di abbatterlo gli hanno infuso energia e voglia di riscatto intellettuale nei confronti di una civiltà troppo spesso dipendente dalla politica e dagli interessi materiali. Quando è partito il muro di Cina, confuso e frustrato con materialismo come oggi. A me in 3.000 anni la cosa che non mi piace è regalato il mondo, forse il diavolo, non Dio, e il televisore, perché in 60 anni con televisore ha fatto i nostri piccoli giovani di essere materialistici, e mi piacerebbe quando vado a guerra di essere morto come con la cancro, ma il cancro è partito in 2 mesi dopo l'ho regalato tutti i miei soldi a fuori, e sono andato in Somalia per 5 anni, e la cosa più bella è che l'ho trovato Chiara, che ha fatto tutto in perspettiva, un messaggio a lei, giovane ma vecchissima in spirito e ragione. E io vivo per loro adesso. E io vivo per il mondo, io non penso a me stesso. Che cosa ce l'ho bisogno io? Io l'ho avuto tutta la vita. Sono stato ricchissimo, l'ho regalato tutti i miei soldi a loro che non hanno, e io sono più ricco adesso. E quando io sono avanti un pezzo di vetro così, o carta, io sono il primo uomo che è stato sulla Luna. Io sono in libertà. Questo è un nuovo mondo.
ogni pezzo di vetro in un nuovo mondo di scoprire. Il suo profondo rapporto con Dio è la conseguenza non solo dell'educazione ricevuta, ma della tremenda delusione che ha avuto dagli esseri umani, specialmente dall'osservazione di una gestione sconsiderata della democrazia e delle risorse umane, sempre usate a scopo conflittuale e autodistruttivo. Dio dentro te stesso, di non combattere, i piccoli innocenti, le donne di ammazzare. Uomini così devono andare sotto la terra. Tu ti sei avvicinato a Dio dopo il secondo divorzio? Ho avuto dubbio che lui ha avuto interesse con me più, ma l'ho trovato qualche notte fa che lui ha molto interesse per me di rimanere su questa terra. Devo dipingere. Questa è la mia responsabilità adesso. Io devo lasciare una storia come Lao Tse sul mondo con quadri. Ora Tulli sei in Italia, da tanti anni, nella culla della creatività artistica abbinata a volte a quella artigianale. Da questa fusione, nel nostro specifico, è nata la straordinaria collaborazione con Vittorio Livi di Fiam Italia, che produce e dà vita a creazioni straordinarie, interessanti e innovative, usando un materiale povero come il vetro. Questa azienda è riuscita negli anni a creare un connubio meraviglioso tra produzione artigianale del vetro e creatività di artisti come Isgro, Bai, Veronesi, Valentini, Pomodoro, Gianni Colombo e tantissimi altri. È nato un gioco bellissimo tra la Fiam e Tullis, che ha avuto come arbitro Vittorio Livi, dal quale ha preso vita una serie di opere che sono il frutto di questo connubio. Si chiama Poesie per Chiara ed è dedicata esclusivamente ad una musa ispiratrice che Tullis ha incontrato in questi ultimi anni e che lo ha nutrito di nuova energia creativa. Chiara è la persona più importante che mai è entrata nella mia vita e dentro il centro del mio cuore per sempre. Questa serie non è formata da multipli, bensì ognuna delle creazioni su vetro che la compongono è un pezzo unico, irripetibile, impreziosito da un altro intervento dell'artista, una frase esclusiva per ogni creazione, che identifica l'opera dedicata alla sua amata Chiara. Ho visto Tullis mentre eseguiva queste straordinarie creazioni in cui, oltre che con la pittura, interviene anche con applicazioni di cristalli colorati che, una volta fusi in forno, diventano degli scrigni trasparenti che sigillano per l'eternità la fantasia e la genialità di un grande artista, l'amore per una donna e lo straordinario coraggio di un grande imprenditore.